dagli assaggi e confronti di oli extravergine di varie regioni ai prodotti tipici locali e poi degustazioni, ma anche incontri e dibattiti, spettacoli, musica e l'arte dedicata al paesaggio. È stato tutto questo la 16ª edizione di Enolia a Seravezza, che tra sabato e domenica ha attratto migliaia di visitatori tra il Palazzo Medicio, fulcro della manifestazione, il Centro Storico di Seravezza e la Fondazione Arcad. Una rassegna ideata e curata da Gabriele Ghirlanda, organizzata da Ideal Party insieme alla Fondazione Terre Medicee e dal Comune di Seravezza, con la collaborazione di Proloco e Associazione Olivo Quercetano. Una formula vincente, hanno sottolineato gli organizzatori, è proprio quella di abbinare i prodotti tipici e l'enogastronomia di Enolia con la valorizzazione del territorio, sia da un punto di vista culturale che artistico. Nella prossima edizione, è stato anticipato, dovrebbe tornare il premio Enolia, dedicato a quei personaggi che si sono distinti per la valorizzazione e la qualità nell'ambito dei prodotti tipici e che nelle ultime edizioni è stato assegnato a personaggi del calibro di Oliviero Toscani e Cesara Buonamici.